Benvenuti alla Video Academy di Around Gallery. In questo video parliamo del mercato dello stock con Adriano Castelli. Adriano Castelli è nato a Mantova. Dopo la laurea in Scienze della Comunicazione, prima di dedicarsi alla fotografia, ha lavorato nel campo delle Web Analytics e Business Intelligence. Fotografo autodidatta, nel 2010 ha completato il Master in Fotogiornalismo dell'Agenzia Contrasto a Milano. Dal 2009 collabora con Shutterstock e distribuisce i suoi lavori attraverso le principali agenzie disponibili online e su piattaforme mobile, oltre a dedicarsi alla fotografia di interni. Il mercato dello stock è in forte espansione e Adriano è la persona giusta per guidare il fotografo in questo affascinante mondo. Ciao a tutti, in questo video parliamo di fotografia di stock, in particolare quali siano le caratteristiche di questo mercato, come è nato, come si è evoluto e quali sono le opportunità che eh, fornisce a fotografi professionisti, sia che si tratti di fotografi eh, che lavorano esclusivamente per produrre contenuti adatti allo stock, sia come nel mio caso... Per fotografi che mh, si occupano di stock, producono contenuti di stock, ma hanno utilizzato la possibilità di lavorare eh, come fotografi di stock anche eh, per percorrere direzioni diverse nel mondo professionale della fotografia. Eh, è bene mh, dire subito che eh, nella fotografia di stock possono cimentarsi anche i fotoamatori, eh, tuttavia. È assolutamente illusorio pensare, non essendo professionisti, di poter trarre vantaggi anche in termini economici da questo tipo di attività. Um, nel mio intervento parlerò di alcuni aspetti che spesso sembrano non direttamente collegati all'attività creativa, all'attività di pensare contenuti e di realizzarli eh, per, mh, per la propria professione. Um, ci sono molte informazioni che sono necessarie per un fotografo di stock e riguardano spesso le tendenze del mercato, anche in termini numerici, i tipi di investimenti che vengono fatti in pubblicità, un insieme di conoscenze. Scienze che è estremamente importante per un fotografo di stock conoscere per avere la massima consapevolezza sull'attività che sta svolgendo. La parte creativa, la parte autoriale sono sicuramente molto importanti, ma ehm, così come spesso si parla della necessità all'interno della fotografia di stock, ma in generale della fotografia professionale. La necessità di un professionista di conoscere appieno eh, le modalità di post produzione delle immagini e quindi aspetti tecnici, anche questi no, spesso non direttamente legati al semplice approccio, approccio creativo ai contenuti, ehm, ma ci sono anche aspetti legati proprio al business della fotografia e ai trend, alle tendenze che il mercato propone, che per un fotografo di stock, soprattutto se eh, stiamo parlando di un approccio professionale, sono assolutamente necessari da conoscere. Le agenzie di fotografia di stock nascono più o meno tutte, almeno le più importanti, all'inizio degli anni 2000. L'idea è di alcuni imprenditori, tendenzialmente si trattava di eh, ex fotografi o fotografi che avevano capito il potenziale. Di, di una possibilità in particolare, l'utilizzo di piattaforme online, quindi le tecnologie fornite dalla, dalla rete per la diffusione a una clientela potenzialmente eh, illimitata, quella di tutti i clienti eh, reperibili nel mondo, nel mondo internet, che potessero avere interesse a una eh, ampia varietà di contenuti che sono appunto i contenuti eh, di stock. Perché si definisce eh, lo stock all'inizio eh, questo tipo di produzione? Mm, perché l'idea era che mm, soprattutto per quanto riguarda alcune agenzie, una in particolare Shutterstock, l'idea era che si puntasse su grandissimi volumi di produzione di contenuti da parte dei fotografi che accedevano a queste eh, agenzie e che questo consentisse di ridurre notevolmente il costo. Ehm, richiesto ai clienti per comprare contenuti eh, su, su questo tipo di agenzie. Come ho detto una delle principali è eh, Shutterstock che nasce nel 2003. Il fondatore John Oringer era un fotografo che raccolse circa 30.000 scatti dei, dei propri ehm, per altri tipi di attività. Si occupava di marketing in un'altra società e eh, c'era una grande necessità di contenuti, mh, principalmente. Lui faceva quello che oggi eh, definiremmo lo street photographer, quindi raccoglieva immagini, eh, tendenzialmente immagini che possono essere definite generiche, eh, di situazioni utili per campagne di advertising eh, tra le più varie eh, immaginabili. Quando si rese conto che questo aveva un grandissimo interesse non solo per la propria società, ma che mh, costituiva una, una, uno spunto molto importante anche per altri clienti, decise di creare una piattaforma online eh, disponibile per tutti. Mh, questa è la modalità con cui sostanzialmente tutte le agenzie di stock sono nate. E ehm, dal punto di vista del rapporto tra il fornitore, cioè il fotografo e il cliente, eh, non è una modalità diversa da quella che potremmo immaginare in un'agenzia ag tradizionale, semplicemente l'agenzia svolge un ruolo di intermediazione. Quello che era cambiato notevolmente in, eh, in quel periodo, alla fine degli anni 90, era la disponibilità dal punto di vista tecnologico eh, di un numero illimitato. Di potenziali fornitori e di un numero illimitato di potenziali clienti. Questo non era evidentemente possibile, eh, non è evidentemente possibile con modalità tradizionali di gestione del rapporto tra il fotografo e l'agenzia e un singolo cliente. Questa immensa disponibilità ha creato subito una, una, una caratteristica che è la caratteristica peculiare delle agenzie di stock. La possibilità da parte dei fotografi di gestirsi in modo assolutamente indipendente e di creare contenuti eh, forniti alla piattaforma, la piattaforma, possiamo definirla semplicemente l'agenzia, si occupa della diffusione di questi contenuti. Il principale interesse dell'agenzia è che i contenuti forniti siano di qualità, perché altrimenti è logico eh, considerare il fatto che diventi molto difficile avere eh, clienti disponibili ad acquistare materiale su un'agenzia di stock. Lo dico perché questo è stato eh, un primo elemento diciamo, illusorio delle agenzie di stock. Si, le stesse agenzie nascendo cercavano di fornire l'idea che eh, la possibilità di fornire contenuti sia accessibile a tutti. Un classico era all'inizio degli anni 2000 vedere l'agenzia di stock che si presentava al fotoamatore in vacanza dicendo, ehm, si presentava nel senso di, ovviamente attraverso la comunicazione online e attraverso le, le modalità tradizionali di advertising, si presentava dicendo sei stato in vacanza, hai fatto moltissime foto del mare, potresti provare a venderle sul nostro network. Ovviamente questo è stato un aspetto interessante all'inizio perché ha fornito a tutti subito la possibilità di capire che c'era un accesso eh, semplicemente su base meritocratica. Il grande fotografo o il foto amatore con le agenzie di stock hanno la possibilità di fornire il loro materiale. Se il materiale è di qualità, e ora cerchiamo di soffermarci un attimo su quale sia la definizione di qualità per lo stock, ma se il materiale è di qualità, il materiale è accessibile alla clientela che lo cercherà e quindi sostanzialmente un'agenzia di stock non si occupa di eh, mh, capire eh, quale sia diciamo, il curriculum del fotografo che fornisce il materiale. La cosa importante è che questo materiale sia della qualità necessaria per i bisogni dei clienti. L'altro aspetto interessante legato alla qualità del materiale fornito dai fotografi che accedono a un'agenzia di stock è quello tra l'agenzia e i clienti stessi. Uh, All'inizio le agenzie di stock hanno uh, vissuto la reale difficoltà di proporsi al mondo della clientela tradizionale, quindi il mondo dei, ad esempio dei grandissimi gruppi editoriali, uh, dovendo dimostrare che la qualità che fornivano era all'altezza del, del tipo di pubblicazione uh, che uh, su diversi media uh, i, i, mh, i clienti uh, volevano, volevano fare. Quindi stiamo parlando... Eh, di contenuti creati mh, 15 anni fa come oggi per magazine, per siti, eh, per progetti editoriali. Eh, 15 anni fa, come fotografo di stock, era molto più difficile convincere che il proprio materiale, convincere un cliente, che il proprio materiale fosse all'altezza del materiale creato da un fotografo eh, pagato magari per un singolo set, o per progetti specifici, ovviamente pagato molto più di quanto. Eh, siano i costi sostenuti accedendo come clienti a un, e come compratori a un'agenzia di stock. Questo ha creato una prima frattura, mh, direi un, un, un tipo di problema in termini di comunicazione dello stock che esiste ancora oggi eh, e che però è mh, un, un equivoco. Eh, sul quale mh, si può trovare una soluzione molto, molto facilmente. Eh, quello che si riteneva era, mh, era questo. Siccome le agenzie di stock hanno sempre basato il loro modello di business per entrare nel mercato della fotografia e per avere una possibilità sulla cessione di grandissimi volumi di contenuti eh, per eh, prezzi molto bassi, quindi è sembrato che si puntasse si puntasse solo ed esclusivamente sulla quantità, ehm, questa cosa, questo elemento è stato preso per una sorta di modalità con cui sminuire i contenuti stessi creati dal fotografo di stock. Per il fotografo il problema è questo, l'abitudine a creare immagini di stock può creare una vera e propria opportunità professionale di vendere davvero molti Uh, Molti file, molte immagini. Tutto questo, come ho detto all'inizio, può sembrare um, una visione uh, poco creativa, in realtà vedremo poi che uh, non è assolutamente così, um, però in questo senso è richiesto da parte del fotografo una forma uh, mentale molto diversa da quella del fotografo tradizionale. Il fotografo di stock punta a vendere per prezzi spesso molto bassi quantità molto elevate. Ed ecco il principale dubbio che ha un fotografo, la principale domanda che il fotografo di stock fa, soprattutto quando è all'inizio. Posso permettermi di creare un set, creare delle immagini e vendere un'immagine per 25 centesimi di royalties? La domanda eh, in generale avrebbe una sola risposta, che è no, è impossibile poter creare un tipo diciamo, di circolo virtuoso dal punto di vista professionale per cui si lavori, si crei la propria professionalità e poi un singolo file venga ceduto per una somma così bassa. Ma la realtà è che la modalità con cui il fotografo di stock vende le proprie immagini e quindi ottiene royalties sulla gestione dei diritti all'uso di queste immagini è Basata sulle quantità che si vendono. Esattamente verrebbe da dire come succede con iTunes quando si comprano eh, file musicali. A un musicista dei 99 centesimi o del dollaro o delle singole compilation che costano pochissimo, eh, non sembra andare per quel singolo acquisto una quantità di, di denaro sufficiente a giustificare lo sforzo. Nella realtà io posso dire che ho circa 25.000 immagini su Shutterstock, non sono con, contributor in esclusiva con questa agenzia. Uh, ma la principale, la principale collaborazione è con loro. Um, per molte delle foto che ho creato, che ho prodotto, um, io so che um, ho centinaia se non migliaia di download, quindi una singola immagine uh, è l'opportunità per me di poter uh, vendere davvero come se avessi creato quel singolo uh, file in un mondo diverso tradizionale, antico della fotografia, magari pensando di guadagnare 200 o 300 euro per una singola fotografia, per me è diventato possibile vendendo eh, migliaia e migliaia di copie dello stesso file. Eh, la quantità quindi è un fattore importante, è un fattore importante perché consente all'interno di un archivio di stock di avere maggiore visibilità. Questo è un altro problema e dal mio punto di vista ci sono eh, fattori eh, umani nelle caratteristiche del fotografo di stock che devono essere ehm, sottolineati in modo particolare perché fanno, ehm, fanno, fanno riferimento a qualità che un fotografo di stock deve avere. Grandissima continuità, grandissima pazienza, grandissima capacità di continuare a evolversi nella ricerca dei contenuti che sono necessari. Uh, mentre i mercati si evolvono, la capacità di capire che la competizione è assolutamente aperta, è uno dei mondi più meritocratici che io conosca, come dicevo. Um, L'agenzia La di eh, fotografia di stock a cui ci si rivolge, rifaccio l'esempio di Shutterstock, chiede per l'accesso, oltre ovviamente, anche questo è importante sottolinearlo, eh, tutte le informazioni che garantiscano l'identità della persona che accede a questa quest agenzia, ehm, richiede una sorta di test d'ingresso, è tipico delle agenzie di stock. Si fornisce del materiale, viene giudicato dagli editor e eh, viene poi messo a disposizione dei clienti. Eh, ci sono mh, moltissimi fotografi che sono fotografi professionisti già affermati che faticano molto ad accedere eh, alle agenzie di stock per un motivo mh, principalmente. Spesso eh, grandi fotografi già affermati che producano materiale eh, sulla base di progetti personali hanno uno stile già molto ben definito eh, in qualche caso producono secondo modalità tecniche molto ben definite riconoscibili nel mercato tradizionale della fotografia in qualche caso queste modalità possono essere addirittura un, un elemento ehm, di difficoltà di ingresso eh, all'interno di una eh, agenzia di stock eh, facciamo un esempio un fotografo che avesse un ampio archivio eh, in bianco e nero ad esempio di immagini prodotte ad alti ISO, scansionate, quindi con un effetto visibile di rumore nella fotografia che può essere estremamente... Eh, apprezzabile da parte eh, del, de, di un cliente nel mondo diciamo, tradizionale della fotografia o da parte di chi sia appassionato di fotografia e di quel tipo di bianco e nero, eh, su quel tipo di bianco e nero abbia grande, abbia grande interesse. Ebbene, un fotografo che abbia questi archivi ehm, avrebbe però grandissime difficoltà a accedere all'interno di un'agenzia di stock proprio per il fatto che una delle caratteristiche principali dell'agenzia di stock è raccogliere contenuti che siano il più possibile vendibili a un mercato di clienti potenziali eh, globale, universale. Questo perché il range nel quale si muove l'agenzia di stock è un mercato in cui c'è da una parte il, diciamo, il piccolo blogger privato che ha bisogno di immagini, che mh, compra un abbonamento ad esempio su Shutterstock che gli consenta di comprare 25 immagini al giorno per una cifra abbastanza ridotta tutto l'anno con la possibilità di ehm, eh, ruotare in modo continuativo le immagini. Le immagini che ha comprato ma d'altra parte esiste eh, nel range dei potenziali clienti il grande gruppo multinazionale che decide di investire su progetti editoriali e stabilisce con l'agenzia un rapporto per cui eh, cerca materiale specifico creato da fotografi eh, identificati specificamente nella, nella rete di quelli disponibili sull'agenzia eh, per avere il loro materiale e ecco perché ehm, produrre avere in archivio, aver prodotto in archivio. Grande materiale interessante per quello che io eh, definisco genericamente la fotografia tradizionale può non essere sufficiente, può non bastare, ma non perché non siano materiali di qualità, ma perché è di una qualità diversa e perché è materiale di una qualità troppo riferita a una nicchia di mercato rispetto a cui un'agenzia di stock eh, preferisce diciamo, non rischiare no? l'acquisizione di materiale che poi non sia vendibile. Faccio un esempio. Eh, relativo alla qualità eh, che ha a che fare, come ho detto, eh, da una parte con delle basi tecniche, il file, eh, il, il file tipico di, eh, col quale si cerca di accedere a un'agenzia di stock è il file del mare al tramonto, lo fanno in moltissimi. Eh, perché? Questo perché è un suggerimento che io a volte ho dato ad alcuni fotografi che accedevano all'agenzia, perché è uno dei file in cui eh, si, ci siano le condizioni più difficili di luce da gestire. La capacità di gestire in modo equilibrato la luce, i contrasti, la temperatura del colore con questo tipo di fotografie è una prova qualora il file sia della qualità accettabile, ritenuta eh, accettabile da parte degli editor. Degli editor di un'agenzia di stock al momento della selezione, è una prova per l'editor stesso eh, del fatto di essere di fronte a un professionista o comunque, anche se si tratta di un foto amatore, a un fotografo che sia in grado di gestire le basi tecniche di quel tipo di file. La varietà dei file disponibili sulle agenzie eh, di stock è un altro argomento molto eh, interessante ed è estremamente ampia. Eh, ecco perché mi viene da sottolineare il fatto che il fotografo non sia solo e meramente un fotografo. Eh, I file diffusi sulle agenzie di stock, sulle principali, sono fotografie, immagini vettoriali, immagini quindi di grafica, illustrazioni e video. Il riferimento ai video, in particolare, è importantissimo. Anche qui. Uh, sembra un po' forse cinico o riduttivo parlare sempre solo di fotografia in chiave di business, in chiave di um, come dire, report economici su quelli che sono i trend del mondo dell'advertising. Ma quando si ha a che fare con la fotografia, si lavora come fotografi e si scopre che nel 2015 ci sono stati circa 9,8 miliardi di investimenti in advertising nella ricerca di video cioè clienti che hanno investito in totale una cifra di questo tipo solo per parlare diciamo, dei video eh, relativi ai formati che vengono ceduti attraverso le agenzie di stock, è facile capire come ci siano fotografi di stock da una parte che in realtà siano, tra virgolette, solo videomaker, cioè che producano esclusivamente video. Dall'altra che ci siano fotografi, magari nati come fotografi tradizionali, poi diventati fotografi di stock, che decidano se non di abbandonare ma comunque di affiancare alla loro produzione di immagini anche la produzione di video. Quando parliamo di video per quanto riguarda le, lo stock, io vi parlo in questo caso dei formati eh, che sono ceduti su shutter stock, eh, parliamo intanto di evoluzioni dal punto di vista del formato, Oggi siamo ai 4K, ma sicuramente eh, è chiaro: nel giro di qualche anno i formati, eh, i formati cambieranno e si evolveranno ancora. Si pensi che nel 2009, quando io ho iniziato a fare il fotografo per Shutterstock, praticamente non si parlava di video, si parlava solo di fotografie. I volumi erano attorno ai 4-5 milioni di fotografie disponibili. Oggi Shutterstock va verso i 100 milioni di fotografie o illustrazioni disponibili. Molti fotografi hanno capito negli anni, nei primi anni dello stock, poi evolvendosi, la necessità di creare uno stile. Di avere uno stile riconoscibile. Ecco che eh, dal mio punto di vista si eh, riesce a sgretolare un, eh, un altro grande equivoco sulla fotografia di stock, cioè che l'unica cosa che conti sia saper creare in modo seriale immagini eh, uguali eh, a quelle già fatte da tutti gli altri perché tanto comunque i mercati non richiedono nessun tipo di, eh, di evoluzione. La realtà è esattamente il contrario: più si compete, più si hanno competitor, più. Ha Aumentano i file disponibili per i clienti, più è più necessario avere uno stile proprio, essere in grado di creare specificamente, appositamente materiale in linea col proprio stile, coltivare la propria riconoscibilità e la visibilità dei propri contenuti. Faccio due esempi. Uno è un esempio che riguarda me personalmente nel percorso che, come ogni eh, fotografo di stock, faccio anch'io, che è quello di ricerca di trend diversi a quelli che ci sono già e quindi di contenuti diversi a quelli già disponibili sull'agenzia. Questo perché a volte si cerca di inseguire le tendenze già presenti, in altri casi si cerca di anticiparle. Qualche anno fa a me è capitato per caso di eh, produrre mh, contenuti. Come fotografie sfocate. Eh, questo era un tipo di contenuto rifiutato qualche anno fa, appunto, con la motivazione che si trattava di foto sfocate. Nel tempo, la ricerca da parte di clienti esterni, cioè quindi dei clienti compratori eh, dell'agenzia, dell chi compra contenuti su, su Shutterstock, ehm, hanno cominciato per ragioni che sono evidentemente legate al, all'attività di ognuno, eh, al business di ogni singola azienda nel mondo, a cercare immagini di fondi sfocati. Il perché è probabilmente eh, spiegabile, costituiscono un, un contenuto molto interessante perché è generico, perché è riutilizzabile e perché dà la possibilità di cercare sostanzialmente. Una, una varietà infinita di soggetti senza che eh, il soggetto stesso, che si tratti di persona o che si tratti di edificio, sia riconoscibile. Quindi questo mi ha consentito negli ultimi anni di poter produrre specificamente materiale di questo tipo che qualche anno fa sarebbe stato rifiutato. Questo dimostra che le agenzie di stock siano in grado di adeguare il loro, eh, il, la loro concezione di qualità alle necessità che il mercato richiede, il tutto eh, mantenendo, elevatissimo il, mantenendo elevatissima la, la richiesta di competenza tecnica da parte dei fotografi. Inviare a un'agenzia molte foto sfocate non vuol dire fare male delle foto o sbagliare delle foto, vuol dire stabilire un modo di sfocarle con modalità tecniche che siano accettate dal mercato e dall'agenzia in quel momento. Un altro esempio si può fare con uh, tutti quei contenuti ormai ampiamente diffusi su tutti i media e attraverso tutti i tipi di device che riguarda ad esempio la modalità con cui si filtrano le immagini, ad esempio su Instagram. Uh, questo tipo di filtri qualche anno fa non veniva nemmeno preso in considerazione da parte delle agenzie di stock, anzi era motivazione uh, per vedere il proprio materiale rifiutato. Io ho avuto la possibilità uh, negli anni di discutere con moltissimi fotografi che fondamentalmente mi parlavano di un aspetto molto, uh, molto interessante e assolutamente reale nel mondo della fotografia. L'idea era questa, visto che uh, ormai... L'utenza mondiale di tutti i tipi di device che conosciamo è abituata e ha abituato il proprio occhio a determinati eh, filtri, a un determinato modo di produrre immagini. Perché le agenzie di stock non dovrebbero accettare questo, visto che poi il ritorno è mh, in termini economici vantaggioso prima di tutto per l'agenzia stessa? Anche in Italia ci sono molti fotografi di stock che si sono imposti negli anni con un loro stile. Eh, particolare, estremamente riconoscibile. Io ho avuto il piacere di conoscere qualche anno fa Eugenio Marongiu, un fotografo eh, che lavora principalmente a Milano, che ha iniziato come fotografo di stock fotografando se stesso, producendo eh, materiale che già al momento in cui eh, lui ha iniziato, avendo un curriculum diciamo, di fotogiornalista, foto eh, già all'inizio era materiale molto interessante. Eh, lui ha avuto la capacità di creare un vero e proprio stile eh, combinando le richieste, le tendenze del mercato, sapendosi evolvere, eh, riuscendo a mh, creare uno stile che potremmo definire di lifestyle photography, eh, di ritratto, di fashion photography, eh, tutto basato sull'idea che il fotografo sia eh, capace di creare i set. Di fotografare i soggetti, di postprodurre le immagini e di eh, creare grazie a questo la possibilità poi di ingrandirsi, di espandere anche le proprie capacità professionali, eh, coinvolgendo poi assistenti e altri tipi di realtà e migliorando la propria, la propria visibilità, la propria riconoscibilità, al punto che oggi. Il materiale creato da Eugenio, che eh, qualche anno fa era un materiale meno visibile anche per le quantità che produceva, oggi è in molte campagne di advertising immediatamente riconoscibile perché è riconducibile allo stile che lui ha creato. Ecco perché le agenzie di stock photography a un certo punto hanno cominciato a ideare eh, quella che è una relazione che definiremo di premium agency, cioè di creazione di archivi ulteriormente eh, sviluppati, di qualità sempre più esclusiva, eh, per i quali è stata richiesta, viene richiesta tuttora la partecipazione dei migliori fotografi eh, che appartengono all'agenzia stessa. Nel caso di Shatterstock, eh, l'agenzia ha creato Offset, che è un'agenzia... A cui accedono possono accedere o fotografi che sono già fotografi di shutter stock, ma che hanno comunque eh, la necessità di produrre materiale esclusivamente per offset, non possono eh, reimpiegare il materiale prodotto per i tradizionali stock, oppure fotografi esterni, anche molto eh, importanti, che mh, ritengano un, un, un canale importante, quello della diffusione mh, di un'agenzia. Eh, come un'agenzia premium. Eh, lo stock, quindi mh, orm ormai riguarda un settore che si è dato una definizione 15 anni fa, ma che sostanzialmente dal mio punto di vista non è più definibile come stock in senso, mh, in senso specifico. Eh, la modalità con cui si creava l'idea dello stock 15 anni fa era la leva con cui entrare in un mercato che era solo tradizionale e che oggi non lo è più, ma sostanzialmente il rapporto oggi tra un'agenzia, un fotografo di qualità e un cliente interessato a modalità a contenuti di qualità è lo stesso del mondo tradizionale. Quello che è cambiato e che cambia in continuazione è il panorama delle tecnologie che abbiamo a disposizione e quindi la qualità richiesta, l'evoluzione di questo tipo di mercati e direi anche la fluidità con cui da una parte eh, sul piano dei contenuti che bisogna creare, dall'altra eh, sul piano della, della capacità di utilizzo di device diversi, hanno reso questo mercato dal mio punto di vista molto più ampio, con possibilità molto più eh, importanti da parte di tutti di poter accedere a questo tipo di mercati e con una equivalente e sempre crescente eh, competizione, le agenzie stesse, i fotografi e i clienti che hanno la possibilità di scegliere il materiale migliore creato da fotografi, dai fotografi migliori in tutto il mondo. Grazie a tutti, ci vediamo al prossimo video.